diretta a Chievo Atalanta. Info streaming video Datsun, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Bentegodi per la nona giornata della Serie A. La partita tra Chievo e Atalanta, valida per la nona giornata del campionato di Serie A, verrà diretta dal signor Gianluca Rocchi della sezione arbitrale di Firenze. In questo turno del primo campionato italiano poi completeranno il sestetto arbitrale i signori Cecconi e Rossici, i quali fungeranno da assistenti di linea, il quarto uomo Raquano, mentre Pasqua si occuperà del VAR e il signor Mondin dell'ADAR. Rocchi, che dal 2004 calca i principali terreni gioco presenti in Italia e all'estero, in questa prima parte di stagione ha già diretto 3 incontri di Serie A, senza tuttavia mai incrociare né il Chievo né l'Atalanta. Complessivamente in questi primi 3 impegni validi per il massimo campionato italiano il fischietto ha poi estratto 14 cartellini gialli ed ha segnato un calcio di rigore, questo in occasione della partita Cagliari-Sampdoria, occorso nella 6ª giornata di campionato. Ag Michela Colombo streaming video e diretta TV. Come vedere la partita Chievo-Atalanta è una delle partite che vengono trasmesse su Datsun per questa giornata di Serie A, dunque non ci sarà un appuntamento in diretta TV. Questa nuova piattaforma, alla quale è necessario abbonarsi pagando una quota, è accessibile soltanto in diretta streaming video, potendo usufruire di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. La televisione potrà comunque essere utilizzata, qualora sia collegata a internet e abilitata ad attivare l'applicazione Datsun, eventualmente con l'utilizzo del Chromecast per collegare il relativo dispositivo. Orario e presentazione del match Chievo-Atalanta sarà diretta dal signor Gianluca Rocchi in programma alle ore 1500 di domenica 21 ottobre. È una delle partite che si giocano per la nona giornata del campionato di Serie A, dal 2018 al 2019. Si torna in campo dopo la sosta per le nazionali, e al Bentegodi si affrontano due squadre a caccia di punti per uscire da una situazione negativa. Il Chievo insegue ancora la prima vittoria della stagione ed è fortemente condizionato dalla penalizzazione inflitta, mentre l'Atalanta dopo un avvio brillante, dettato anche da una condizione ottimale per aver giocato i preliminari di Europa League, è crollata non riuscendo più a fare punti. Entrambe dunque contemplano il rischio di assestarsi in una zona bassa della classifica, dovendo lottare per salvarsi. Per i veneti forse l'orizzonte era già questo, la Dea invece arriva da due ottimi campionati e, trovandosi in questo nuovo scenario, potrebbe incontrare difficoltà maggiori nel venirne fuori. Risultati e precedenti: il Chievo ha cambiato allenatore e esonerato Lorenzo Dalla, il cui regno è durato appena 10 partite spalmate su due diversi campionati. Torna in panchina Giampiero Ventura, il cui ultimo contatto con il mondo del calcio è il playoff mondiale perso contro la Svezia. L'esperienza e i risultati in Serie A ci sono, ora il Ligure dovrà dimostrare di saper cambiare il passo di una squadra che non riesce a vincere e sta mostrando evidenti limiti difensivi, che naturalmente condizionano ogni singolo reparto. Punto per l'Atalanta invece i problemi sono davanti: la Dea non segna da 3 partite e ha realizzato appena 2 gol nelle ultime 6, tutti arrivati nel pareggio di San Siro contro il Milan. Nelle prime 2 giornate di campionato la squadra di Gian Piero Gasperini aveva un bottino di 7 reti. Inevitabile pensare che la bruciante eliminazione in Europa League abbia condizionato le prestazioni della squadra, ma in realtà anche nel playoff internazionale gli orbici non erano riusciti a segnare e dunque questa siccità offensiva ha radici più profonde, che il tecnico dovrà necessariamente estirpare tornando a far volare la sua squadra, che ha certamente la qualità per venire fuori da questo brutto periodo. Probabili formazioni Chievo-Atalanta e con Ventura, il Chievo dovrebbe passare al 4-4-2, di fatto rispetto alla gestione Danna cambia la posizione di Birsa, che si allarga a sinistra lasciando invece Lerisa a destra, mentre davanti Pellissi è affianca Stempinski. Di fatto dovrebbe essere il solito 4-2-4 in fase di possesso, l'ex Radovanovic e Nicola Rigoni e i due centrali di centrocampo, in difesa invece Bani e Rossettini dovrebbero agire davanti a Sorrentino con De Paoli e Federico Barba che al momento sono favoriti per giocare come terzini. Nell'Atalanta cambia poco: Duvan Zapata ce la fa e dunque affianca Leandro Gomez con Pašalić che si gioca il posto con Emiliano Rigoni sulla tre quarti. Assente invece Andrea Masiello, perciò in difesa dovremmo vedere Gianluca Mancini insieme a Palomino e Toloi, Gollini giocherà in porta, Froiler e De Rune in mezzo mentre sulle corsie molto dipenderà dalla condizione post-nazionale. In questo momento Hatebur e Castagne sembrano essere i due favoriti ma anche Gosens ovviamente se la gioca. Quote e pronostico stand.